Lasciati usare dallo Spirito Santo. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Oggi, 8 settembre, ricordiamo la Natività di Maria. E leggiamo il Vangelo secondo Matteo 1:18-23. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Amen. Carissimi, in questo brano, oggi, dove la liturgia ci vuole presentare la Natività di Maria, scorgiamo uno degli episodi davvero molto importanti nella infanzia di Gesù, della nascita e soprattutto di come è avvenuta l'opera di Dio in Maria per portare a noi Gesù Cristo. È importantissimo oggi leggere in questo Vangelo secondo Matteo, che insieme al Vangelo secondo Luca ci parlano della nascita di Gesù in un modo forte ed esplicito, e vedere come tutto ruota attorno ad una storia, la storia della salvezza, una genealogia che ci è data nei versetti precedenti, dall'inizio del capitolo 1 del Vangelo secondo Matteo. Si fa risalire Gesù Cristo alla stirpe regale di Davide, dalla discendenza di Abramo, per mostrarci e mostrare alla comunità destinataria del Vangelo secondo Matteo, una comunità giudeo-cristiana che conosceva molto bene l'alleanza, la prima alleanza data a Mosè, e conosceva molto bene le promesse, le profezie riguardanti il Messia. Ecco che dalla genealogia noi troviamo un compimento delle promesse messianiche, promesse che Dio ha mantenuto malgrado l'infedeltà dell'uomo, l'infedeltà anche di Israele. Ma vediamo come il progetto di Dio si manifesta a noi, si concretizza attraverso la figura di Maria e di Giuseppe. Giuseppe e di questa stirpe regale del re Davide, dalla quale doveva nascere il Cristo, e Maria di Nazareth è promessa sposa. Maria scelta da Dio, scelta prima della creazione, scelta per essere la madre del Signore, scelta per questo compito che è unico. Non è una donna qualunque. Non possiamo dire che Maria fosse una come le altre. Maria è stata quella persona con un cuore docile a Dio, docile alla sua parola, docile ai suoi comandi. Tanto che nel Vangelo secondo Luca lei dice all'angelo, quindi a Dio: «Eccomi, sono la serva del Signore, anche se non comprendo la tua parola e il progetto di Dio, si compia in me questa promessa». Maria è colei
che non si è tirata indietro dal progetto del Padre. È colei che è stata aperta ad un progetto più grande di quello che avrebbe mai pensato. Concepire nel proprio grembo senza incontrare un uomo, ma soprattutto concepire nel proprio grembo il Figlio di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Noi crediamo alle parole del Vangelo, ma quanto sarà stato difficile per gli uomini, per le persone, per Giuseppe, suo sposo, suo futuro marito, credere in questa promessa, in questo fatto concreto. Ebbene, Maria è stata visitata dallo Spirito Santo. Lei ha detto sì, ecco mio Padre, voglio realizzare la tua volontà. Voglio lasciare che il tuo Spirito entri in me e produca il frutto benedetto che tu vuoi portare non solo per me, ma soprattutto per tutta l'umanità, per la storia dell'uomo, una salvezza. Si chiamerà Emanuele, il Dio con noi. Si chiamerà Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Maria si è lasciata usare dallo Spirito Santo, fratelli e sorelle. Maria ha detto sì. Quanto è importante per noi oggi accogliere il progetto di Dio. Non è importante comprendere il progetto, capire, Signore, quali passi devo fare. Spiegami bene, perché sennò io non intraprendo questo percorso. Quante volte noi siamo molto, molto razionali. Voglio capire tutto. Allora, che cosa devo fare? Qual è il mio obiettivo? Dove devo andare? Dove devo mettere il passo? Che cosa ne ho di vantaggio? E se faccio questo, che cosa mi accadrà? Noi siamo fatti così. E invece Maria ha detto, eccomi, sono disponibile. Non so che cosa accadrà. Forse il mio promesso sposo mi abbandonerà. E forse sarò anche accusata, condannata. Accusata di adulterio, prima ancora di sposarmi. Fratelli e sorelle, Maria ha vissuto dei drammi, ma ha avuto un cuore aperto, libero e disponibile. Si è lasciata usare dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è entrato in lei e ci ha donato Gesù. Non è una realtà spirituale, è fisica. Gesù è stato un uomo di carne. Ha prodotto in Maria questo dono meraviglioso, il dono della nostra salvezza. Ma lei lo ha accolto, si è lasciata usare dallo Spirito. Chiediamo anche noi, nelle nostre vite, questa forza, questa disponibilità, questa apertura al progetto di Dio. E gli diciamo, vieni, vieni Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di incontrarti, Spirito Santo. Non voglio fare la mia volontà, il mio progetto, i piani che già mi sono prefissato. Spirito Santo, sciogli le durezze del mio cuore. Spirito Santo, aiutami a seguirti, a seguire quel progetto del Padre che io non posso conoscere. Aiutami a fidarmi di te, fidarmi della sua parola. Voglio lasciarmi usare da te, Spirito Santo. Guidami tu alla verità tutta intera. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, allora oggi prendiamo lo slogan e facciamo un'esortazione nella nostra vita di fede. Lasciati usare dallo Spirito Santo. Lasciamoci usare davvero oggi dallo Spirito Santo, così come Maria lo ha accolto e ha accolto il suo progetto. Amen. Grazie per avermi accolto, carissimi amici, che il Signore vi benedica. Ci vediamo domani. Ciao.
Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo, un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo.